La conferenza regionale della pesca ha dato parere favorevole all'unanimità per la rimodulazione di alcune misure del FEP, Fondo Europeo per la Pesca, 2007-2013, per consentire il finanziamento di un fermo biologico straordinario fino al 31 luglio, mirato al sostegno economico della marineria di Pescara. Il tempo necessario per poi ricongiungersi al periodo di fermo pesca nazionale che si concluderà a settembre. La speranza è che poi in questi 5 mesi si possano trovare soluzioni finalmente definitive per risolvere il problema del dragaggio del Porto Canale. Mauro Febbo, assessore regionale alla pesca. Qualche settimana fa abbiamo avuto già una prima conferenza con il presidente Chiude e con il commissario Testa per segnalare che questa emergenza che c'è. Noi oggi almeno speriamo di poter dare una prima risposta importante alla marineria, alla città di Pescara, alla regione Abruzzo, perché credo che il problema sia regionale. Ci siamo attivati presso le nostre strutture ministeriali, abbiamo avuto il riconoscimento della problematica da parte del Ministero, il Ministero è d'accordo e quindi sosterrà questa posizione della Regione Abruzzo a Bruxelles. Questo ci permette di non solo di ridisegnare il FEP, che sono i fondi europei per la pesca, e quindi di avere risorse da destinare alla pesca, ma soprattutto di fare ciò che la marineria, e credo che oggettivamente insomma, qualunque abruzzese vorrebbe fare, cioè quello di fermare almeno per questi 5 mesi la pesca. Così si dà la possibilità di ragionare con serenità e definitivamente su questo problema del dragaggio. Qui rientriamo nel problema del dragaggio. Per innescare questo meccanismo sono necessarie anche drastiche decisioni. Se la Capitaneria deciderà di chiudere il porto, noi potremo iniziare un percorso che ci porterà almeno a fine settembre, dal punto di vista economico, dal punto di vista dell'immagine, da una serie di punti di vista, ci porterà ad una tregua che dovrebbe salvaguardare questa categoria. Yeah.